Ci sei stato fortemente consigliato. Signori belli, io ci devo riprendere la mano, eh. Ma sì, questo amici. Ma sono contigui. Vabbè, va. Ciao. Ma va, cacca. Questa è la tua base. Acquista il pass battaglia per reclutare questa squadra di agenti. Cioè, questa è la voce di Miauscolo. Uno scagnozzo a cui i graffi non fanno un baffo. Mida. Una mente geniale con il tocco d'oro. Maya, una specialista d'élite che potrai trasformare in qualcosa di unico. E molto altro. Nel corso della stagione completerai missioni per ottenere varianti bonus dei tuoi agenti pass battaglia, spettri o ombre. Scegli con attenzione. Inoltre partirai per operazioni a tempo limitato che cambieranno il destino dell'isola. Per sempre. Il tuo futuro inizia con l'acquisto del pass battaglia. Otterrai la tua squadra di agenti, 1500 V-Buck e oggetti nuovissimi. Il futuro è nelle tue mani. Sappiamo che prenderai le decisioni migliori. Buona fortuna. Perché Deadpool? Sono il costume segreto del pass battaglia. Vabbè, costume segreto o un paio di cose, perché in realtà, cioè, se fosse stato segreto non l'avrebbero fatto vedere, scusa. Al massimo l'avrebbero fatto nascosto. Però non ho capito il collegamento. Però la voce sembrava quella della doppiatrice Emanuela Pacotto. Mio Dio, hanno cambiato anche l'animazione. Non ricordo fosse così. Elegante e non poco. Questo penso non sarà un personaggio nuovo. Cioè, penso sarà come nuovo stile da poter inserire. Perché prima in effetti si vedeva in quel modo? Queste sono le prime due skin che abbiamo sbloccato. Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con Fortnite Capitolo 2, la seconda stagione. Mike, come cavolo? Proprio un'altra skin. La sezione sfide l'hanno messa insieme alla sezione pass battaglia. La miseria, che cavolo hanno fatto? Stessa valigetta, si vede leggermente strana, che stava a quella modalità. Bisognava prendere il diamante, cioè il lama diamantato. Oh mio Dio, la colonna sonora sembrava tantissimo Incredibili. Sì, beh, che poi volevo sapere chi li utilizza ancora. Io non li utilizzo più, cioè non che non mi piacciono, ma semplicemente perché preferisco avere insomma balli, quel genere di cose. Comunque è bella la valigetta, eh. Questo sembra tantissimo Mr. Fantastic degli Incredibili. Non c'ha il suo costume, quant'altro. Non era nemmeno pelato in realtà, ma vabbè. Ma la prima stagione, in effetti, che stava lo stile quello buono del buono e poi lo stile quello del cattivo. Brutus. Cioè sì, Brutus. Dal trailer del pass battaglia, momento dove il personaggio era diventato tipo cartunesco. Già in realtà questo gioco ha uno stile cartunesco. Deltaplano. E dove si aggancia il personaggio? Fai surf nei cieli, primo per deltaplano cavalcabile. Però è strano che non l'hanno fatto vedere. Dovrebbe esserci un personaggio che sta sopra al razzo. Bello. Glicedenti. È un misto fra nitroglicerina e denti. In questa stagione Bananita è diventata un agente segreto. Il primo ballo.
Questa sembra essere una tosta, eh. Bello. Bello. Vabbè, bananascia. Con i topolini dietro. Sì, è con il piercing. Per caso vuoi un piercing? Perché? Forse l'hanno fatto apposta. Se per esempio ti trovi degli avversari che sono addormentati, allora tu li vai lì, li vai vicino e fai: ehi, sveglia, sei qui per giocare, non per dormire. È un pugnale, però allo stesso tempo ha anche dei tirapugni. È un deltaplano. Ah, sono i biscotti per cani. Adesso manca solo che compaia, non lo so... Oh mio Dio. Manca solo che compare Catwoman e Buonanotte. O Black Cat. Insieme a Spider-Man. No, comunque è bellissimo perché così sembra essere tipo un anime. Con quella bocca. Ma è 2D. Questo è carinissimo. Ma è Minecraft. Dovevano solo mettere il diamante. Ah vabbè, quella sarà la redstone. Ma lo fa uscire dal... A caso. Questo è palesemente Minecraft. Questo deve essere il rifugio dei cattivi. Poi tipo i buoni c'hanno i delfino. Però questo è bellissimo. Comunque questo sembra tantissimo un Pokémon. Poi non lo so perché me lo mette così in fondo dietro le scritte. Ma inutile. Lui si è proprio ha svaligiato tutto il negozio degli smoking. Bella questa skin. Sembra diversa dalle altre. Sembra più una ragazzina. Infiocchettato. Potrebbero non chiamarli picconi. Potrebbero chiamarli in realtà asce. Bellissimo. Ma poi il bello è che ha la luce, splende, che è una meraviglia. Devo dire la verità, in questo pass battaglia hanno messo davvero pochissimi balli. E poi c'è lui, Mida. Che oltretutto, Mida non è affatto come ce l'aspettavamo. Cioè, allora quel concept non era per niente vero. Là poi c'è la mappa, con il bus. Mi sembra di vedere GTA Online. C'era il simbolo di Deadpool. Oh mio Dio, bellissimo. Lettera a Epic. Caro Fortnite, ho ideato un nuovo design per il bus della battaglia. Ho scommesso con i miei amici che, se non aveste inserito questo nella scorsa stagione del gioco, avrei dato via il mio braccio buono. Con un acuto, poi. Il tuo migliore amico? Wait. Poi le mutande. Quanto poco family friendly è questo? Cos'è? Abbiamo già completato un obiettivo. Senza volerlo pure. E senza saperne niente in realtà. Ma questo che è? Windows XP? Non ringraziare l'autista del bus. E in effetti, perché Deadpool è un infame. La maggior parte delle volte. Sfide settimanali. Che ci aiuteranno, penso, per sbloccare la skin. O per avvicinarci il più presto possibile, spero. A quanto pare Deadpool si è rifugiato là dentro. Magazzino, potenziamenti. Costruisci Maya. Fai di Maya qualcosa di unico. Potenziare varie parti del suo costume. Come si fa ad abbassare qua? Per continuare a leggere. Ah, quindi in ogni posto ci sono delle sfide da fare. Ovviamente pian pianino riuscirò a fare tutto. Per il momento sembra un macello, ma penso che non lo sarà. I motoscafi sono rimasti. Mi sa tanto che non hanno aggiunto nient'altro come mezzo di trasporto. Stiamo andando verso la base dei cattivi. Trovo solo armi blu. C'è qua! Scusa, ma è il luogo delle armi blu? Oh, perché mi sembra strano trovarne così tante. Finalmente hanno fissato il problema della PlayStation. Perché prima sti benedetti punti deboli non ce li prendeva. Prendi le granate! No, vaff... Oh, che è? Che è successo? Oh, sta laggando tutto, non so che cacchio sta prendendo a questo. Oh! Noni! Ma non ha fatto c***o, Octopus! No, comunque prima è caduto da solo, eh. Io non ho fatto un cavolo. Si è data una botta esagerata d'acceleratore nelle gambe, che manco lui sa come ha fatto. Oh, mamma mia!
No, però io non ci capisco niente. No, vabbè. Sto morendo proprio come al cacchio. Mamma mia. Vabbè. Raga, non mi hai editato la scala, la... Mi morci tua. Poi guarda caso io devo trovare il fanatico di turno. Signori belli, io ci devo riprendere la mano, eh. Vaffanculo. Si vede che ci devo riprendere la mano, vero? No, me l'hanno rubato. Ma... Moni morto. Ma vaffangala, ma questo era il... Ma si... Ma... Vabbè, va, ma va, cacca... Vabbè, questo amici, sono contigui. Vaffangala, va, tutti che mi vogliono morto. No, vabbè, ma... Ah, volevi scappare. Beh, cucco che non sei altro. Vedi di toglierti dagli alberi. E vabbù, ciao. Volevi uccidermi. Ovviamente, il fattore calamita con gli avversari non manca mai. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Noi ci vediamo con il prossimo... Con il prossimo video. Buonanotte, ragazzi, o quello che è.